Il manometro differenziale è un tubo a U che viene utilizzato per la misura della pressione, da cui il nome manometro, mentre la parola differenziale deriva dal fatto che la misura della pressione si ottiene grazie alla misura del dislivello, cioè della differenza tra i due livelli, di un liquido che si trova all'interno del tubo, quindi differenziale perché è la differenza di livello. Quando il tubo è aperto ad entrambe le estremità, la pressione atmosferica, cioè l'aria, può entrare all'interno di entrambi i rami del tubo ed esercitare la pressione atmosferica sui due livelli del liquido che è contenuto all'interno del tubo. Questo liquido può essere l'acqua, il mercurio o anche un alcol, l'olio. Siccome sui due livelli A e B la pressione atmosferica è la stessa, i due livelli rimangono pari, cioè alla stessa altezza. Per utilizzarlo come manometro, bisogna collegare uno dei due rami, per esempio il ramo di destra, con un recipiente contenente il gas di cui si vuole misurare la pressione. Questo gas, si trova all'interno dell'ampolla e va a premere, in questo caso, sul livello B del liquido. Ora, se la pressione che esercita il gas è maggiore di quella che esercita l'aria nell'altro ramo, in A, allora il livello B si abbassa e il livello A si alza. Quindi il livello più basso è sempre quello dove preme la pressione maggiore. In questo caso, in questo disegno, è maggiore la pressione del gas. Viceversa, se il gas fa una pressione minore della pressione atmosferica, il livello B rimane più alto e quello che si abbassa invece è il livello dalla parte dell'aria, perché l'aria in questo caso preme più forte. Dunque, già da qui si può capire se il gas fa una pressione maggiore o minore di quella esterna dell'aria, in base a come è messo questo dislivello. Inoltre, dalla misura del dislivello stesso, di quanti centimetri è, si può risalire la pressione del gas. Infatti, la pressione, immaginiamo questo primo caso, la pressione nel punto B è la pressione che fa il gas, è uguale alla pressione nel punto B' che si trova alla stessa altezza. Ricordiamo che il livello del liquido però sta quassù. Le pressioni in questi due punti sono uguali perché se così non fosse ci sarebbe un innalzamento o un abbassamento dei livelli di questo livello del liquido. Quindi le pressioni qua sono uguali. Dunque la pressione in B, la pressione del gas, è uguale alla pressione in B', ma la pressione in B' è la somma di due contributi, c'è la pressione atmosferica e poi c'è la pressione dovuta a questo dislivello, a questa colonnina di liquido, che è la pressione idrostatica di questo liquido che si calcola densità del liquido per G per l'altezza della colonna, quindi delta H. Questa è la legge di Stevin generalizzata applicata al ramo sinistro del tubo, la pressione atmosferica più la pressione di una colonna di liquido di altezza delta H. Viceversa, nell'altro caso, la pressione del gas è minore della pressione atmosferica, minore esattamente della pressione esercitata da questa colonna di liquido, cioè la pressione esercitata da questa colonna di liquido è quello che dà la differenza tra la pressione del gas e la pressione atmosferica. La formula in questo caso è uguale a quella di prima, ma con il segno meno, perché la pressione del gas è minore della pressione atmosferica. Dopo la vediamo meglio la dimostrazione di questa seconda formula con un altro disegno. Di solito, io non scrivo pressione del gas, ma la chiamo semplicemente P. Quindi quando scrivo P è la pressione del gas contenuto in questo recipiente. Questa è la dimostrazione della formula che dicevo prima. Si parte dall'uguaglianza delle due pressioni in A e in A', che sono questi due punti. A è il livello sinistro del liquido, A' invece è il punto alla stessa quota, ma il livello del liquido sta in B. Quindi la pressione qui è uguale alla pressione in A', ma la pressione in A è P atmosferica. Invece la pressione in A' è la somma di P gas e della pressione idrostatica di questa colonna di liquido. È quello che troviamo scritto qui. A sinistra, PA, c'è la pressione atmosferica. A destra, in A', c'è la pressione del gas, che io chiamo P, più la pressione della colonna di liquido. Siccome noi vogliamo trovare la pressione del gas, facciamo la formula inversa e quindi viene P atmosferica meno la pressione della colonna di liquido. Quando
Questa è la dimostrazione della formula che ho scritto prima, questa. Vediamo adesso due esempi, partiamo proprio dall'esempio numero 2. Oggi la pressione atmosferica immaginiamo che sia 995 millibar e misuriamo un dislivello di 4,5 cm e il liquido è il mercurio. Vogliamo sapere la pressione del gas contenuto in questo recipiente. Quindi applichiamo la formula che abbiamo detto poco fa. La pressione atmosferica la calcoliamo dai millibar, 995 millibar o ettopascal. Li portiamo in pascal moltiplicando semplicemente per 100, etto vuol dire 100. Quindi 99.500 pascal, questa è la pressione atmosferica. Densità di liquido G delta H, densità del liquido è il mercurio, densità del mercurio G delta H, portiamo in metri, 0,045 metri. Facciamo questo calcolo, fa 5.998 pascal, eccolo qui. Quindi la pressione del gas è la pressione atmosferica che abbiamo trovato prima, meno la pressione della colonna di mercurio. Il risultato finale è dato con 5 cifre, ne togliamo un po' perché nei dati c'erano dati con 2 cifre sole, quindi non ha senso dare un risultato con 5 cifre. Prima portiamo il risultato in bar e quindi già riduciamo il numero delle cifre. Per portare in bar bisogna dividere per 100.000 i pascal e poi lasciamo il risultato con 2 cifre sole, 0,94 bar, perché alcuni dati avevano 2 cifre sole, in particolare delta H aveva solo 2 cifre. Vediamo adesso l'esempio 1. Oggi la pressione atmosferica è 745 torr. Stavolta il liquido è l'acqua e il dislivello è di 10 cm, cioè 100 mm. Siamo al caso 1, vuol dire che il gas preme di più dell'atmosfera. Infatti il livello B, dove preme il gas, è più basso del livello A. Quindi la formula da usare è quella con il più, non con il meno. Qui c'è la dimostrazione della formula. A sinistra la pressione sub primo è la pressione atmosferica più la colonnina d'acqua. A destra la pressione in B è la pressione del gas. Quindi per calcolare la pressione del gas dobbiamo calcolare la pressione atmosferica e sommare la pressione idrostatica dell'acqua. La pressione atmosferica la troviamo dai torr ai pascal passando per l'atmosfera come abbiamo visto in un video precedente. Quindi dividiamo per 760, troviamo le atmosfere che poi sostituiamo in 101.300 pascal. Il risultato della pressione atmosferica, 745 torr, corrisponde a 99.301 pascal. Poi calcoliamo la pressione idrostatica della colonna d'acqua, densità dell'acqua distillata e i 10 cm di dislivello, 0,100 metri. E fa 980 pascal, che è anche logico che la colonna d'acqua di 10 cm facesse 980 pascal di pressione. Infatti, in uno degli ultimi video abbiamo visto che un millimetro d'acqua fa una pressione di 9,8 pascal. Siccome qua di millimetri ne sono 100, allora farà una pressione 100 volte maggiore, 100 mm d'acqua, 980 pascal. Sommando con la pressione atmosferica abbiamo più di 100.000 pascal, togliamo le cifre in più, passiamo per esempio ai bar come abbiamo fatto prima, dividendo per 100.000 e quindi abbiamo 1,00 bar. Lasciamo il risultato con tre cifre perché tutti i dati avevano tre cifre.